Ragazze, rilassate, sguardo concentrato, ma non perso nel nulla. Chiara, rilassa lo sguardo. Aprite, mi raccomando, positive, serene, serene. Dai. Per una come me, scrivere un diario è una sensazione davvero strana. Non solo perché non ho ancora mai scritto, ma perché ho come l'impressione che un domani, né a me né a nessun altro, potranno interessare le confidenze di una ragazzina tredicenne. Non importa, ho voglia di scrivere. La carta è più paziente degli uomini. Questo modo di dire mi è tornato in mente un giorno che ero un po' triste e malinconica e me ne stavo con la testa appoggiata sulle mani, a pensare se uscire o meno. Alla fine non mi sono mossa di lì ed ho continuato a pensare. Già, la carta è davvero paziente. Mi è venuta l'idea di tenere un diario, perché non ho un'amica. Ho dei cari genitori e una sorella di 16 anni. Avrò almeno una trentina di conoscenti, di solito si chiamano amiche. Ho un sacco di ammiratori, pendono dalle mie labbra. Ho parenti, zie simpatiche, una bella casa. No, così a prima vista si direbbe che non mi manchi niente. L'amica del cuore? Ecco il perché del diario. Voglio che il diario diventi la mia amica. Un'amica che si chiama... Kitty! Kitty! Visto che nessuno capirà un H di quel che racconto a Kitty, se non mi presento, dovrò fare un breve riassunto della mia vita. Mi scoccia! Mio padre è un vero tesoro di padre. Si sposò a 36 anni con mia madre, che ne aveva 25. Mia sorella Margot nacque nel 1926 a Francoforte sul Meno, in Germania. Il 12 giugno 1929 nacqui io. Fino ai 4 anni abitavo a Francoforte. Dato che siamo ebrei puri, nel 1933 mio padre andò in Olanda. Fu nominato direttore di una ditta olandese. Produceva marmellate. In settembre mia madre, Edith Frank Hollander, lo seguì in Olanda, mentre io e Margot eravamo ad Aquisgrana, dove abitava la nonna. Margot andò in Olanda in dicembre, io in febbraio. Fui mandata all'asilo Montessori, al sesto corso. Lo frequentai fino ai 6 anni, poi passai al liceo ebraico, lo stesso che frequentava Margot. In maggio del 1940 i bei tempi finirono. Prima la guerra, la capitolazione, l'invasione tedesca. La nostra libertà fu molto limitata. Gli ebrei devono portare la stella giudaica. Devono consegnare le biciclette. Non possono prendere il tram. Non possiamo andare in auto, neanche se è di nostra proprietà. Non possiamo fare acquisti dalle 15 alle 17. Possiamo andare solo dai parrucchieri ebrei. Non possiamo uscire per strada dalle 20 alle 6 di mattina. Non possiamo andare al teatro, al cinema o in altri luoghi di divertimento. Non possiamo frequentare la piscina, i campi da tennis. Non possiamo andare in barca. Non possiamo praticare nessuno sport all'aperto. Non possiamo trattenerci nel nostro giardino dopo le 8 di sera. Non possiamo andare in casa di cristiani. Dobbiamo frequentare scuole ebraiche. Con questo inauguro solennemente il mio diario. 20 giugno 1942. Bene, va bene. Poi la rifaremo, però tenete sempre presente la situazione, cioè il fatto che all'improvviso escono le leggi razziali e quindi qualcuno neanche sapeva di essere di origine ebraica, era semplicemente tedesco. Nasce il problema di essere diversi e quindi sempre ci vuole una meraviglia rispetto a tutto quello che voi leggete, perché veniva pubblicato per strada, e che vi riguarda. Cioè, non posso andare dal parrucchiere, cioè non posso andare dal mio parrucchiere preferito, non posso prendere la bicicletta. Quindi, mi raccomando, mai vissuto in maniera... triste o autocommiserativa, ma sempre con l'energia di una ragazza di 13-14 anni, quindi che si ribella in fondo, che comunque non pensa che sia una cosa che si attuerà, pensa che sia una cosa folle. Dice, ma come ebreo? Ma poi che vuol dire ebreo? Perché non è che tutti poi erano praticanti o conoscevano le tradizioni ebraiche, insomma, quindi è una cosa veramente, aveva qualche cosa di assurdo in sé, che è quello che deve venire fuori in questa serie di battute.